Buonasera amici, oggi mi trovo in compagnia di Francesco Leo, scrittore, e di Jean-Sébastien Nicolini, attore. Oggi vi racconteranno un loro cortometraggio thriller di cui si sono ispirati e hanno fatto ovviamente parte. Prego Francesco, dici come vi siete trovati, le sensazioni e soprattutto da cosa è nata questa cosa. È stata una nuova esperienza per me quella di collaborare a un cortometraggio. Ho stretto questo sodalizio, diciamo, con il Cremlino Romano, che sono un gruppo di giovani ragazzi che pubblicano con cadenza annuale dei cortometraggi. Ho proposto al regista un mio scritto breve, una storia inedita, thriller psicologico, e gli è piaciuto, e quindi ecco, abbiamo iniziato questa collaborazione, questa trasposizione in cortometraggio. E tra l'altro è stato bello anche aggregare la partnership della Age of Chronicles Music Production, che sono un team di giovani ragazzi che si occupano di colonne sonore, quindi c'è stato questo connubio, diciamo. Benissimo. E invece lui è l'attore principale del corto. Come ti sei trovato in questa esperienza e soprattutto la trama del corto, com'è? Allora, io ho già collaborato con questa realtà che ci chiamiamo Romano, questa compagnia materiale con cui facciamo questi cortometraggi a cadenza annuale. È stata un'esperienza più bella sicuramente da quando collaboro con loro, anche perché appunto ho avuto modo di collaborare con Francesco, che oltre ad essere un amico di vecchia data è sicuramente un autore che ha dei contenuti molto forti e molto validi da poter dimostrare, da poter esporre. E quindi sicuramente è stata un'esperienza molto interessante, difficile da realizzare, perché appunto essendo una compagnia materiale disponiamo di grandi mezzi che dispongono compagnie magari più esperte, le varie televisioni, insomma. E quindi sì, ce l'abbiamo fatta, questa è stata la cosa importante, ce l'abbiamo fatta, tutti gli sforzi, speriamo che siamo valsi a realizzare un buon prodotto, un ottimo prodotto. Benissimo, di che cosa parla questo thriller? Sì, un thriller psicologico che parla di un ragazzo che si ritrova a dover cercare di sventare un'aggressione da parte di una ragazza, di cui diventa però involontariamente il carnefice. Da questo episodio poi nasce la seconda parte della sua vita, diciamo che è una parte tragica, drammatica, in cui lui si dà all'alcolismo proprio per questi rimorsi, per questo senso di colpa che lo assale dopo questa uccisione, anche se non l'ha commesso involontariamente. Dal fatto che lui si è dato all'alcolismo, sì, giusto? Sì. Per cercare di lenire questo suo malessere interno. Sì, è dato all'alcolismo, appunto, abbandonandosi a questo senso di colpa che lo distrugge, e fino a quando poi non troverà, non avrà un incontro, diciamo, con il suo passato, che gli darà due opzioni: o continuare questa strada che lo sta portando verso la distruzione, oppure ritrovare la strada per poter riemergere e potersi in qualche modo riscattare. Benissimo, e noi dove lo possiamo trovare questo cortometraggio? Ci sono date in prevista di uscita a cinema o altro? Su YouTube il 28 gennaio. Sì, il 28 gennaio su YouTube. Il canale YouTube dove possiamo vederlo? Il Cremlino Romano. Perfetto cari amici, se siete incuriositi da questa cosa vi aspettiamo lì, numerosi. Buona serata. Ciao. Buona serata.